Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi voglio portarvi ancora una volta The Last of Us 2, parte 2. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora, praticamente eravamo rimasti qui, ragazzi. Spero stiano bene. È lì, non ne ho idea, guarda, però. Allora. Vediamo un po' dove devo andare. Io penso di qua, no? No. Penso che ma che si riprende. Faccio una scala, andiamo da là. Spero ragazzi che si vede bene, spero. Va tutto bene. C'è un casino colossale. Qua posso passare di là? Sì. No? Ma porca miseria, vabbè. Scusa? Ma per sfiducia, però. Penso che di qua devo passare. Perché Ci siamo. qua c'è uno chalet, mi sa che lo chalet è coglioni di merda che hanno o ucciso o ferito Joel, ragazzi, non lo so, non ne ho idea, però spero che la... Joel! Tommy! Allora, pronti? Penso che comunque... Aspetta un attimo, voglio vedere una cosa tecnica un attimo. Oh, porca. Devo fare una cosa più stealth possibile, ragazzi. Cioè, già la prima volta Ellie salvò la vita a Joel nel primo capitolo. Perché lo spararono. Scusate per il telefono, ragazzi. Ho dimenticato. Uccidilo! Dai, c'hai! Dai! Che succede? Lascialo! Chi è? Lasciatelo! Si è intrufolata! Non c'era nessuno, guardia! Non pensavamo arrivasse qualcuno! Che cazzo ti aspettavi? Dobbiamo andarcene prima che la città ci sia addosso. Fallati. Vuoi quello che voglio io, vero? Falla. Ora. Allora mi sa che non è morto Joe, cioè... Joe... Alzati. Alzati, cazzo! Basta, ti prego! Madonna, mamma mia! Joel, ti devi alzare! No! No! Crudele al massimo, ragazzi! Giuro che mi ammazzo! Mo se vendica! No!
vabbè ragazzi, ci sta comunque che Joel... Vado. Mo si vendica di brutto. Ecco qua, posto. Benissimo. Ma che cazzo vogliono fare questi? Ma che vanno a sapere? Porca puttana, succede un padre. È lì. È lì. Mi dispiace. Jesse! Sono qui! Mi sta dispiacendo, ragazzi. Mi sta dispiacendo, porca miseria. Penso che adesso, ragazzi, succede il patatrack. Succederà. Chi è? Bello, ragazzi. Peccato, guarda. Ciao. Ehi. Ti spiace, Cedo. Maria ha paura che non mangi. Lei non può fermarci. Voglio vendetta, ragazzi. Se avessi un giorno necessario, sono in gamba. Beh, Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare liscio. No, non ho detto questo. Sì, però è quello che... E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? Comunque un rischio. Oh, guarda. C'è solo noi. Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione. Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front l'ha eletto sulle loro divise. Forse erano tacche rubate. Ma che... E se WLF si è spostato? Che stai dicendo? Che incazzato era. Sai cosa? Domani. Se vuoi venire con me, Ben. Non hai idea del casino in cui ti metti. Non proprio. È grande il gruppo. Che armi hanno? Tommy, non mi interessa. Non mi fa vedere. Io non capisco perché ce l'avevo con Joel. Questo non ho capito. Ancora. Dammi un giorno. Ne parliamo. Ok. Magari ha qualcuno disponibile. Se non cambia idea. Beh, inventa qualcosa. Solo un giorno.
Ragazzi, graficamente è spettacolare. Oh, peccato per Joel. Forse è una vendetta personale, l'hanno ucciso per quello. Voglio passare da casa sua prima di andare. C'è una cosa che devo prendere. Ok. Ho capito. Non sono arrivato da lì. Tommy ha preso lui. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. Maledetto Tommy. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Eh beh. Ok. Arrivare qui in scelto diventa un problema. Sarà più complicato. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Lo so. Non voglio che tu ti senta costretta. Ellie. Se vai, ti seguo. Punto. Devi prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì. Allora ragazzi, prendiamo da dove stavo facendo comunque. Vediamo un po'. Mi sta tremando la mano a Ellie. Ehi. Se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Sto bene. Andiamo. Secondo me, grazie. Si sono vendicati di qualcosa che ha fatto Giove. Ma no, peccato che è morto. Mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto un po'. Vendetta di Ellie. Ha detto di là.
Sì, ma dove devo andare? Mi sto portando tutte le stanze. Giusto, guarda. Ok. La forza è questa di Giorgio. Bene, possiamo andare. Tutto a posto? È già accaduto? No, vabbè, ragazzi, che spettacolo. Si era affezionata comunque, no? A Ellie. Cioè, Ellie si era affezionata, già. Per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di salvare. Prendi le armi e nascondi i cavalli. Chiudila in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato... Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo, da. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto? Già. Piedi? Preparare il tuo cavallo negli stalli. Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Certo. Va bene. Partite ora. C'è luce. Però portare Dina è un controsenso, penso, Perché Ellie dovrebbe partire in solitaria, secondo me. Distinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata. Gli ho sparato in faccia. Mi vedi quando io ci sono prima? Un infetto? No. Un individuo cosciente e non fungibile.
Allora ragazzi, stavamo andando con Ellie. Che mi dici di quei pazzi cannibali che hai incontrato con John? Ce l'avevano con voi. Forse questi del VMF sono collegati a loro. Non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina, Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Non ha senso tirare a indovinare. Ok, almeno che non avremo altre informazioni. Però portare pure Dina mi pare un po' controsenso, ragazzi. Portare pure Dina. Allora, vabbè. Bella che grafica, ragazzi, bellissimo. Scusate per questi rumori, ragazzi. Un po' troppo. Au. Ci stiamo avvicinando. Inizia a guardarti. Ok. Mi sa che... Ci siamo. Forse mi sbagliavo. Allora sai dove stai andando. Cioè di qua non penso che devo essere troppo andare. Ma di qua sicuro, ragazzi. Quella donna deve morire. Allora, si può andare di qua. Ehi, cammina. Ma come credo che qua potrebbe andare? Quindi non penso. No? Va bene, non fa niente. Quindi ho sbagliato strada. Sembra tranquillo. Pensa come nascondiamo bene i nostri posti. Lo so, è questo a spaventarmi. Questa è la ZQ. Già. Occhio alle sentinelle. Mo devo stare molto attento, ragazzi. Ragazzi. Sembra ci siano delle crepe sulla parete in alto. Thank you.
Vediamo un po' che cosa ne esce. Sono gatti. Celle di detenzione. Le usavano anche a Boston. Giustamente Tommy si vuole vendicare. Però mi sembra normale, però non è manco giusto, no? Perché alla fine Ellie doveva andare per... Spippolando un po', ragazzi, giusto per vedere se troviamo qualcosa. Cioè, non penso che... Allora... deve essere una cosa, ma qualcosa lì. Ah, io sto spippolando, ragazzi, non... per vedere un po' dove... Ma ci sono gabbie. Gabbie, gabbie, gabbie. Qua sono già andato, mi sa, no ragazzi? Vediamo un po'. Ma qua dove... Vediamo. Gandish. Allora, penetra stadi dell'infezione. Stadio 1. Infetto 1. Il compress ha... assunto il controllo delle funzioni motorie della vittima, rapidi e agili, infetti allo stato 1 e nel genere viaggiano in gruppi, non lasciate che vi circondi. Allo stato 2 si nasconde e tende imboscata alle vittime, spesso aggirano la preda per attaccare alle spalle, avvicinatevi con cautela guardandovi intorno. Stato 3, completamente ciechi, udito molto acuto, usano le... Gli infetti allo stato 3 sono noti per i loro attacchi feroci ed estremamente letali. L'infezione è rara ma molto pericolosa. Gli infetti allo stato 3 sono dotati di incredibile forza, sono in grado di lanciare proiettili acidi, non affrontare, tranne se assolutamente necessario. Posto. Bene. Allora, amica Frizzi, dove dobbiamo andare? Vediamo un po'. Andiamo di... Ok, allora c'è una scala, mi sa. No, no, non è una scala. Ok. Vediamo. Sto scrivendo il diario, mi sa. Vediamo che ha scritto. Non riesco a dormire, continuo a vedere lui con la testa, con la testa. Dina non ha una bella cera, forse ha preso l'influenza, la sua presenza mi tranquillizza, potrei ricambiare in qualche modo. Joachim, ho trovato un altro campo lungo la sua strada, ma non è detto che si tratti di Tommy, e sono 2 settimane che non incontriamo anima viva, vita incrociata. Intrusi a vista, quanti siete, quante persone avete ammazzato? Intrusi uccisi a vista.
cavallo sta qua, quindi adesso dobbiamo proseguire adesso. Vamos, vamos. No, ok. Quindi ok. C'è qualcosa da fare qua, però comunque lo continueremo nel prossimo episodio, ragazzi, visto che comunque adesso penso che dovremmo fare qualcosina qui. Andiamo di uscire a scoprire la cosa. Vediamo un po'. Vediamo un po' se riusciamo a scoprire cosa. Eccola la scala, ragazzi, sì. Allora, ragazzi, io direi che con questo video ci possiamo salutare qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi chiedo, ragazzi, se volete iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto. Un saluto da Steph Gaming. Ciao ragazzi, ai prossimi video di The Last of Us parte 2.